Guai a chiamarla bocciatura, il rimpasto di deleghe che attende la giunta trevigiana e potrebbe a breve vedere luce, sicuramente entro Natale, rientra in un piano di riorganizzazione puramente funzionale, che va di pari passo con il cambio di dirigenti avvenuto già in estate. I cambi al vertice riguarderanno i settori di scuola e lavori pubblici, cui il sindaco Conte ha deciso di assegnare un assessorato in via esclusiva. E così lo sport, prima in capo a Silvia Nizzetto, già assessore alla scuola, passa al vice sindaco Andrea De Checchi, mentre il verde, gestito fino adesso da Sandro Zampese, in tandem con i lavori pubblici andrà ad Alessandro Manera. Ci sono talvolta delle tematiche che necessitano di maggiore attenzione, come per esempio in questo momento la gestione della scuola o come per esempio il settore lavori pubblici che, vista l'entità degli investimenti che questa amministrazione vuole fare, necessita di un'attenzione maggiore. Un passaggio di palla che sa di gioco di squadra, di ricomposizione del modulo di gioco, per usare una metafora calcistica, perché l'emergenza Covid ha chiesto per la scuola una difesa più importante e robusta, per gli investimenti pubblici un attacco più decisivo. Verde e ambiente saranno così gestiti in tandem dall'assessore Manera. Con alcuni ne ho già parlato, alcune decisioni le prenderò anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non c'è nessuna fretta. Ovviamente, questo significa adattarsi a quelle che sono le nuove esigenze della città, soprattutto nel post-Covid.